della grande festa che ci fu nel 1974, un anno chiave nella storia della samba, oltre che per il cinquantenario, per la festa promozione. Andiamo con il secondo estratto. 1974 è l'anno della riconferma della San Benettese tra le squadre più importanti del panorama calcistico italiano del tempo. La stagione 74-75 è una delle stagioni più gloriose della San Benedettese Calcio. Il 74 è l'anno in cui la magica torna in Serie B. Il ricordo più bello è quando abbiamo vinto il campionato 73-74, che dalla C siamo andati in B. Abbiamo vinto 5 partite prima, diciamo, avevamo 11 punti di vantaggio, quando i punti contavano 2, no 1. Perciò avevamo già vinto perché avevamo 11 punti di vantaggio. La festa ha inizio, la Samb torna per la seconda volta tra le big italiane e i ricordi nei cuori dei giocatori e dei tifosi diventano indelebili. A proposito di striscioni, cioè, forse secondo me il più bello, ma anche il più importante, anche il più grande, è quello che io e i miei amici del Bar Massimo mettemmo sul palazzo davanti alla stazione. C'era il Bar Massimo, c'era il Bar Massimo, dove bivaccavate lungamente, cioè il bivacco dei tifosi. C'era il Bar Massimo, lì sopra il palazzo del Bar Massimo, e tutti i turisti quando vedevano, insomma, vedevano la scritta delle Marche, la scritta delle Marche, puntini, Marche, è la migliore. È un'idea mia. Perché noi, cioè, proprio in quegli anni si stava sorpassando l'Ascoli, no? Però, vedi, questa è una marca da bollo, no? Delle Marche, cioè, è la migliore. E giocai col doppio senso, diciamo, delle Marche è la migliore. Un titolo da Espresso Rosso Blu sembra, guarda, questo stile.